Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo, in formato video, dove io personalmente vi leggo i bugiardini. In questa nuova serie di video, tratterò l'argomento relativo alle malattie o patologie che purtroppo spesso affliggono molti di noi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, attivare la campanellina e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, principi attivi che assumi o malattie che stai combattendo, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute. In questo video ti parlo della malattia o patologia. Linfoma. Che cos'è un linfoma? Con il termine linfoma si indica un tumore che interessa il sistema linfatico e, più precisamente, i linfociti, le cellule preposte alle difese nei confronti delle infezioni. I linfociti si trovano nei linfonodi, ghiandole linfatiche, nella milza, nel timo e nel midollo osseo. Il linfoma può pertanto interessare queste aree, ma anche gli altri organi. Esistono più tipi di linfoma? I linfomi sono classificati in due categorie, il linfoma di Hodgkin e il linfoma non Hodgkin. Il linfoma non Hodgkin ha un'incidenza di 5 volte superiore rispetto al linfoma di Hodgkin, e il 95% dei pazienti colpiti da questa malattia sono adulti. Sono stati identificati numerosi sottotipi di linfoma non Hodgkin, ma il più comune è il linfoma diffuso a grandi cellule B. I linfomi possono nascere da tutti i tipi di linfociti, B, T e NK. I più comuni nel nostro paese sono i linfomi di derivazione dai linfociti B. Quali sono le cause dei linfomi? Le cause di questo tipo di tumore non sono ancora del tutto chiare. Il linfoma non Hodgkin si sviluppa quando l'organismo produce un eccesso di linfociti anomali per una serie di mutazioni genetiche acquisite. Normalmente, infatti, i linfociti hanno un ciclo vitale tale per cui le cellule più vecchie muoiono e vengono rimpiazzate da cellule più giovani. I linfociti malati, al contrario, non muoiono e continuano a crescere e a replicarsi, accumulandosi negli organi del sistema linfatico. Quali sono i sintomi che caratterizzano il linfoma? Sebbene il linfoma, specie nella fase iniziale, possa spesso essere asintomatico, i segni e i sintomi possono essere i seguenti. Ingrossamento nodolente dei linfonodi di collo, ascelle o inguine, febbre e sudorazione notturna, spossatezza, perdita di peso, tosse persistente o difficoltà respiratorie. Diagnosi, esame obiettivo. Tramite la visita medica si valuterà la dimensione dei linfonodi, la loro localizzazione, la presenza o meno di ingrandimento di fegato e milza. Esami del sangue e delle urine. Il rigonfiamento dei linfonodi è comune e molto spesso è un segno che l'organismo sta reagendo ad un'infezione, per cui esami del sangue e delle urine sono utili per escludere un processo infettivo in atto. Biopsia linfonodale. Per poter diagnosticare correttamente un linfoma è necessario ottenere un campione del linfonodo patologico per l'analisi istologica. La procedura consiste, laddove possibile, nell'asportazione chirurgica dell'intero linfonodo. In alternativa, si può procedere con una biopsia con ago sottile per ottenere un campione di tessuto. L'esame istologico consente di definire la tipologia di linfoma e, in caso di linfoma non Hodgkin, il sottotipo. Indagini radiologiche. La tomografia computerizzata del collo, del torace e dell'addome è utile per ricercare altre sedi linfonodali coinvolte, in modo da studiare la malattia. La risonanza magnetica viene eseguita in alcuni casi per escludere un coinvolgimento del sistema nervoso centrale. Infine, la tomografia ad emissione di positroni, PET, viene eseguita a completamento per identificare tutte le localizzazioni di malattia. Biopsia osteomidollare. Si tratta del prelievo di un piccolo frammento di osso dal bacino, in anestesia locale, per ricercare la presenza di cellule patologiche, in modo da completare la stadiazione. Gli stadi di malattia sono dai AIV in base al numero di sedi linfonodali ed extranodali coinvolte. Si aggiunge la dicitura OB in assenza o in presenza, rispettivamente, di sintomi quali febbre serotina, perdita di peso e sudorazioni notturne. Trattamenti. Lo specialista stabilisce il trattamento più appropriato in base al tipo di linfoma, all'età del paziente, alle condizioni di salute generali ed all'eventuale presenza di altre patologie concomitanti, comorbidità. Talvolta, per i linfomi non Hodgkin a progressione molto lenta, la migliore strategia è un costante monitoraggio, dato che la patologia può restare asintomatica per molti anni e non comportare alcun problema per chi ne è affetto. Il trattamento dei linfomi è basato sulla combinazione tra diversi chemioterapici, la radioterapia, l'immunoterapia e, dove necessario, il trapianto di cellule staminali. Fonte:
Informazioni rilevate dal sito humanitas.it. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima patologia esaminata.